questo tutorial vediamo come creare e stampare un'etichetta a trasferimento termico, come questa che vi mostro. Usiamo un software di stampa per le etichette, creiamo un nuovo layout, in queste schermate gli diamo la dimensione dell'etichetta, ipotizziamo un'etichetta rettangolare con angoli arrotondati di dimensioni 100 mm per 50 mm, impostiamo la dimensione e creiamo a video la nostra etichetta vuota. Impostiamo tutti i parametri, andiamo avanti nelle varie schermate. A questo punto abbiamo il nostro layout vuoto e dobbiamo creare l'etichetta. Iniziamo con caricare l'immagine, in questo caso stiamo creando un'etichetta per delle calzature, quindi mettiamo l'immagine, inseriamo l'immagine delle calzature. La posizioniamo sulla nostra etichetta bianca, inseriamo quindi il codice a barre. In questa schermata, inserendo il codice a barre, generiamo un codice a barre relativamente alla stringa che vogliamo codificare. Quindi entriamo dentro le proprietà del codice a barre per impostargli la stringa di stampa. In questo caso, oltre alla stringa alfanumerica che andiamo a codificare, con il codice 128 perché abbiamo scelto questa famiglia del codice, gli diciamo anche che vogliamo la codifica in chiaro sotto il codice a barre. Posizioniamo il codice a barre all'interno della nostra etichetta. E andiamo a introdurre le varie descrizioni. In questo caso, come primo scrittura impostiamo la misura delle scarpe. Il software ci offre una serie di strumenti per una formattazione immediata del testo e di qualsiasi stringa noi vogliamo mettere, quindi la scelta del font, il grassetto, la dimensione. E anche, come vedete, ci sono delle griglie di allineamento per posizionare i vari oggetti dell'etichetta. A questo punto, andiamo a impostare la scritta della descrizione dell'articolo. Sono ovviamente tutte linee di testo, che ci permettono una semplice formattazione dell'etichetta come faremo ovviamente con qualsiasi programma di scrittura, come ad esempio Word, quindi un utilizzo di immediata comprensione. Abbiamo tutti gli strumenti per la formattazione del carattere. Possiamo aggiungere una seconda riga che è la descrizione dell'articolo. Possiamo aggiungere ovviamente quante righe vogliamo. O possiamo anche aggiungere una casella di testo unica posta formattata su più righe. Questo, diciamo, dipende da quello che vogliamo stampare e dalle varie opzioni che vogliamo mettere sulla formattazione dei singoli campi. Abbiamo anche tutti gli strumenti per allineare i vari oggetti posti sull'etichetta sulla destra del programma, quindi diciamo l'allineamento fra i vari oggetti, ma anche rispetto al centro. Inoltre c'è questa funzione di reverse che permette di evidenziare le scritte che noi facciamo con una colorazione in reverse, perché ricordiamoci che la stampa a trasferimento termico è monocromatica, ma anche in monocromatico possiamo ovviamente avere delle etichette con un'immediata visibilità. Possiamo aggiungere delle linee con ovviamente lo strumento linea. Ci sono tutta una serie di forme geometriche che possono esserci utili nella preparazione del nostro layout. Anche la stessa linea ha più tipi di formattazione. A questo punto aggiungiamo anche un'altra linea scegliendo un motivo diverso per la linea, nella parte sottostante l'etichetta possiamo scegliere i punti della linea, la grandezza, insomma, della linea, possiamo scegliere qualsiasi cosa che possa contribuire a creare un layout che sia anche accattivante ma di immediata comprensione
per chi cerca un articolo. Aggiungiamo ancora un campo di testo nella parte sottostante dove possiamo scrivere l'intestazione della società. Continuiamo la nostra progettazione dell'etichetta dopo aver formattato e allineato tutti i campi, tutti gli oggetti presenti sull'etichetta. Adesso andremo ad aggiungere una forma, in particolare un quadrato, per, per delimitare il numero della scarpa, per circondare il numero della scarpa con un perimetro che sottolinei l'immediata visibilità del numero. Anche in questo caso ci vengono in aiuto sia gli strumenti di allineamento, ma anche tutti gli strumenti e gli oggetti a disposizione per un allineamento perfetto di tutta l'etichetta. A questo punto è pronta per essere stampata.